Sì, facciamo un po' di Remnant perché ho bisogno di togliermi questa rabbia repressa che mi è venuta a giocare a LOL perché ovviamente LOL porta incazzamenti e roba varia. È un gioco che ti fa male, no? È un gioco che ti fa bene. Un gioco che fa veramente male in ogni aspetto, sia del divertimento che fisico che mentale. Dopo aver giocato LOL, poi, che ne so, inizia a credere che forse, non lo so, spararsi non è così cattiva l'idea. Ovviamente in gioco, ovviamente. Però quello che porta LOL è questo. Prendi Caitlyn e gli spari. Allora, avevo questa armatura e ho fatto la cosa che mi aveva detto Fed. E io potrei anche usarla questa armatura. Se non fosse che brutta, 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 brutta. Vabbè, ma potrei anche accettare, eh. Però vediamo se così andiamo in roll leggero. Sì. Però in verità io non voglio tenermi sto robo. Ah, ma così vado roll pesante, sì. Però non ho capito, scusami. Fino a 50 io sono a roll leggero. Vabbè dai. Per ora va bene. Poi vediamo. Non mi ricordo più dove cazzo fossi, sinceramente. Zero memoria. Zero memoria. Dov'ero? Avevo scoperto un'altra area. C'erano i robot. Adesso sto iniziando a ricordarmi qualcosa. Robot, altra aria. Ok. Non ho ancora sbloccato un'armatura che mi piace tanto. Cioè, vabbè, quella che ho appena sbloccato è cariccia. La cenere Eh? vede tutto. Portamene subito. Ti attende una ricompensa. Ma scusami. No, sì, aspetta, aspetta. No, perché io stavo andando avanti. Avevo sbloccato un'altra area. Aveva sbloccato un'altra area. Forse qua. Cioè, ma prima di staccare, non aveva sbloccato un'area dove ci sono i robot che arrivavano? No, forse mi ricordo male io. Sì, no, qua, infatti. Ma infatti, quello lì entra. Lui. Potrei andare avanti con la storia, ma. No, ovviamente no. Oh, ma c'è la musica, ostia. Scusate, raga. Avevo dimenticata. Avevo dimenticato la musica per LOL. LOL. Ma male che ho messo le cuffie, sennò si è attivata la musica tutto il tempo. Abbiamo l'arco. Di sopra non c'è nessuno. Ah, mi avevano iniziato a ingaggiare. Forse questa distanza è veramente corta. Ma. Ci sarà un modo di. Cioè, devo veramente chargeare qua. Ah! Ma mo' muori one shottato, però prima non morivi. Oddio. Quelli che arrivano. Ho sbagliato. Ma è tipo una torre, è fighissima sta area. È veramente figa. Ok. Oh. Ah, ma tu sei debole nel corpo a corpo. Ah, vabbè, allora sei una merda. Io sono praticamente molto forte in corpo a corpo. Non vale niente per me. Pa pa pa.
Ok. Ferro, perfetto. Qua. Non si aprirà mai. Ah, forse lo devo aprire dall'altra parte, al bu. Sopra o sotto? Per il momento siamo sopra. Beh, potrei aumentare l'arma, ma il problema sono i soldi, ho 300 Va monete. bene, fatti. Oh? È 8, ma questo 5. Pam 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 pam. Ok. Livello 13, sì, io sono al 12, ci sta come livellino. Ci sta molto. Il mio arco comunque sta aumentando di potenza. Potenza! D'accordo, diamoci da. Tutto qua? Ma siete delle pippe in mani. Quest'area è facilissima. Vabbè. Orda? Ma vi odio! Cucciolo lui. Ma che è? È dietro. Ha un bel colpo alla testa. Esplodi? No. Secondo me è muro shot se mi tiro. È morto. L'importante è quello. Ok, capisco, devo fare in giro. Devo prendere quella roba. Non mi serve, ma la devo prendere. Ok, il ferro. Infatti ho full di tutto. No, pensavo di colpirlo prima. Hewlett. Carino comunque che ti dà il danno addotto. Ah, c'è il level up lì. Andiamoci. Il level up mi serve. Bene, altre brutte notizie. Vabbè, se queste fossero le brutte. Peppinella, abbiamo fatto cacà. Madonna se abbiamo fatto cacà. Ah, è un'orda. Porca miseria. Grazie amico. Ti devo un favore. Andiamo a prendere il livello, va. Qui
Così almeno posso aumentare rubavita, che onestamente da quando l'ho visto mi ispira. Assorbire. Roba migliore che abbia mai visto in questo gioco. Cioè, calcolando che comunque un po' di danni li pigli sempre. Cioè, puoi giocare intorno a tutto, ma qualcosa pigli sempre. Avere un po' di rubavita mi dà la possibilità magari di non curarmi se mi manca poca vita. E potrei effettivamente togliere il medico dopo. Che è la classe che devi tenere praticamente sempre. Soprattutto questa difficoltà. Vabbè, se abbassassi la difficoltà stessi molto più indietro. Non ho soldi. Per avere soldi devi giocare tanto, cioè. Non so che c'è un ascensore. Vieni qua dove mi porto. Maledizione. Dietro. Ah, è lui. Non l'avevo visto. Basta. Per ora. Beh, effettivamente stiamo tipo uccidendo ogni roba nell'universo. Lei ha proprio ucciso qualsiasi cosa. Direi che non ho la chiave. Magari ci devo venire dopo, magari è lì sotto. So che qua non c'ho un cazzo però. Checkpoint. Tanto non ho usato una cura. Le cure sono molto sopravvalutate nella maggior parte dei casi. Sentiamo. No, però vabbè dai. Comunque. Ah, anche qui è chiuso. Vai, se devo tornare su me lo ascolto. Credo proprio di sì. Non ho ben capito come devo esplorare, però capirò adesso. Quindi questo non porta giù. A farci che non lo so, no, sentiamo. Ziana, amore mio, ha poca importanza. Il punto è l'espressione. E se ti raggiunge, potrebbe concederti un po' di gioia. E ti ho passato quasi 2 secoli a cercare di capire la tua decisione di lasciare Nerud, di vivere con un sole morente e un'esistenza limitata, piuttosto che con la nostra eterna. Credevo che la tua decisione nichilista, ribelle, fosse un mezzo per sfuggire alla distesa infinita. O nei miei giorni più tristi, un tentativo ingenuo di ridare vita al nostro pianeta natale. Ma io ho visto la sede del creato, ne ho studiato i segreti. E credo di iniziare a capire. Nulla è eterno. Idrizir, Nerud, persino Alexis Tower. No. La vita ha un limite. Cos'è che conta per te? Quanto si vive? O come si vive? Ora capisco che hai scelto ciò che era importante per te. Un mondo, un sole, i resti della fauna del nostro mondo di origine. Per fare cosa? Ora so che non è importante. Vivere. Vorrei aver potuto condividere la vita con te. Io ho fatto la mia scelta e per me va bene. E credo che lo stesso valga per te. Avrei preferito che le nostre scelte fossero
se c'è vita qualcosa oltre la galepsis tavra del tempo e dell'entropia, magari potremmo fare scelte diverse. Beh, fido a Fiera, sei morta anche te. Mi passo da giù. Eh? Che mo' che è sta novità? Minchia, ci devo fa. Ma il gioco non sei molto d'aiuto se non mi spieghi che minchia ho preso. Vabbè. Cioè, a quanto capisco lo devo utilizzare per aprire la porta, però sì, quale? E quello è il problema. Ah, lì ho chiuso. Qua non c'è assolutamente modo. Buttarmi giù significa morte, sicuro. Torniamo Andrea. Forse di qui che posso fare il giro, me ne stavo dimenticando. Lì c'è effettivamente un pulsante rosso. Ok, sì, no, mi ero completamente dimenticato di questa cosa. Perfetto. Quindi io adesso entro qua. Che vado di là. Che c'è un ascensore, ma sicuramente mi porterà. No, figa. Ah, secondo il gioco devo farmi tutto il giro, va bene. Cioè, da qua devo andare da un'altra parte e poi tornare indietro. Oh, salve. Ah, ma siete spawnati adesso? Accidenti. Ma che coglioni, non lo vedo. Beh, i danni sono ottimi comunque. Mi colpisco. Ah, se piglio qua chiudo la porta, mi conviene prima esplorare e poi chiudere. Figa, i danni, puttana troia. E ruba vita non è male, eh. Cioè, calcolando che sto recuperando vita con il ruba vita e basta, non siamo messi male. A me sembra di aver sentito il rumore, ma probabilmente c'è effettivamente un rumore. È un po' sospetta questa lì. Perché cazzo mi dovrebbe far finire qui? Non ho idea. È tutto molto sospetto che non ci sia veramente nulla. Vabbè, c'era uno scrigno, se vogliamo ben vedere. Qualcosa c'era. Vabbè, vabbè. Ma questo per chiamare l'ascensore? Vabbè, ho bisogno di questo, ovvio. Ok. La porta adesso si è chiusa. Vabbè, mi curo. C'ho comunque 4 cure. Ok, apro qua. Ho detto apro qua.
Mo. Libero. Scrigno. Va bene, la mia ricompensa per aver fatto sto lavoro. Perfetto. 120 scarti, siamo a 653. Non è male, No, vacci, vacci. Ustia, stavo schivando l'ascensore. Oh, ricompensa. Aggeggio. Stavo un po' a ricompensare il cazzo. Che no. Danni diretti che si sono qualsiasi danno giocativo, sono tutti ci fatto quando qua. Minchia sto cazzo. È fortissimo. Ma qua non ci sono mai stato? Ma mi sembra strano. Boh, non... È sospetta sta mappa. Perché c'è... Ah vabbè, la piana di sotto non ho guardato un cazzo e c'è qualcosa. Io cosa sto vedendo? Come faccio ad andare giù? Ah, ascensore di prima no. No, raga, non sto capendo. Come faccio andare giù? Vabbè, di logica direi che ho bisogno di due cristalli per andare giù. Provo a tenermene uno via, aspetta. Ho questa sicurezza qua che ho bisogno di due cristalli per poter scendere. Uno becco qua, l'altro becco di là. Perché uno apre la porta e uno magari sarà per scendere, boh. A parte che questa istanza non l'ho finita per un cazzo, eh. Cioè, devi dire questo, cioè... Scusa, sono andato di qua. Però la porta è chiusa dall'altra parte. Non comprendo. Devo andare di un piano, sotto. Cioè io qua posso arrivare lì. Qui. E poi da qua io dovrei scendere giù. Ma giù c'è una porta bloccata. E non si apre. Che probabilmente è proprio quello che ho bisogno. Ma se io cado qua muoio. Ma sì che muoio. Ma allora come? Comunque c'è un piano sopra che non ho guardato. Vedete? Io sono arrivato qui ma non ho guardato qua. Oh no, devo rifare il giro, ti prego, no, che palle. No. Boh, non lo so, vabbè, vediamo. Ah, ripetiamo un po' tutto. E non ci sto capendo un cazzo. Allora, qua andiamo qua. Qui per forza. Da qua possiamo andare di qua, che mi porta qua, e siamo nel secondo piano. Vabbè, andiamoci. Ok. E qua iniziano i primi casini. Qua c'è una porta chiusa. Poi di là, infatti di là ho fatto il giro ma non è servito un cazzo, perché dopo ti porta al ponte, che ponte non ci puoi fare un cazzo. Non credo che devo tuffarmi,
E se fosse realmente che mi devo tuffare? Beh, avrebbe la spiegazione di perché mi fa salire. Ma mi sembra molto distante. E invece no. Ossia, non pensavo di arrivarci. No, non Qua dormi. c'è abbastanza spazio. No, aspetta. Sto andando bene, vero? Ah, qua ho aperto la porta che... Ok, così io prendo sta sfera. Così almeno ho liberato sta sfera. E tecnicamente adesso è una sfera in più che posso usare probabilmente per scendere. Ho sbloccato un'area che non avevo accesso, cioè qua. Dovrei stare facendo un buon lavoro, immagino. Ok, io da qua adesso apro qua. E da qua spero che mi farà scendere. Giusto? L'ascensore mi porta giù? Sì. 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 Che casinata questa parte qua. Ok, adesso. Da qua. Siamo nel piano di sotto, quindi siamo... Sì, siamo sotto tutto. E qui apro per andare. Ok, adesso io ho accesso anche a quella parte lì. Ah, Elite. Ma sono targettabile? Madonna. Non è che si mette male, ci ho fatto il culo. È diverso. Non capisco cosa mi hitta però. Ok. Cioè gli faccio un male allucinante. Però non ho ben capito hitbox di sto nemico. Quello che mi fa lui l'ho capito bene. C'è qualcosa che mi spara. Ma sono le palline. Sì, saranno le palline. Non posso distruggerle. In verità c'hanno una vita, però non ho l'arma adatta per uccidere palline! L'arco non è proprio un'arma adatta. Mi conviene uccidere il boss. Vabbè, non è così difficile. Vabbè, cazzatona. Cazzatissima, figa. Vabbè. Ma va bene, un pippa... No! No, devo andare a prendere un cristallo. No, lo immaginavo quando ho visto che si apriva. Mi stavo facendo no, non è... Sì, devo salire, però no. Questo è carino. È un mutatore. Mica tanto. Ma piace. Devo tornare indietro. Se morivo mi mettevo a ridere, dico la verità. Ma scusami, adesso per non sapere né leggere né scrivere. Questa porta qua, come cazzo si apre? Perché non c'è l'interruttore qua. Teoricamente no. E secondo me quel cristallo vuol dire qualcosa, ma è irraggiungibile per me. C'è ancora un segreto in sta parte, ma non riesco a decifrarlo.
Anche sta parte qua è tutto strano. Devo fare parkour? Ah, ma guarda qua. L'ho beccato. Come però? Ah, il salto non lo fa. No, non lo fa. No, non lo fa il salto. Però dai, ce la dovresti fare qua, cazzo, basta che alzi le mani. Ce la fai, sì, dai. No, niente. Sì, ma... Dai che ci arrivi. No, ci vuole arrivare, è ben diverso. Ci arriva, ma non ci vuole arrivare. Ma perché? Ho bisogno della maschera. Non avrebbe nessun cazzo di senso se dovessi aver bisogno della maschera. Però mi aveva detto che c'era un punto. Ma no, non ci arrivo. Io so che c'è un segreto lì. Vabbè raga, non riesco a arrivarci, non so proprio come arrivarci. Perché non c'è una scala, non c'è un cazzo. Poi vabbè, quell'ascensore mi sembra di averlo già preso, quindi boh. Boh. Vabbè dai, niente. In verità c'è ancora un'area rossa. Ma dove? Qua. Ma credo che non ci sia niente. Vabbè, penso che l'istanza sia in qualche modo finita. Lo dico con una certa incertezza perché veramente ha un po' cazzo di cane. Qua il buco è buco. Il buco è buco. Ci muoio al 110%. Allora io da qua vado al tizio. Sì, per me da lì mi importava là. Anche se trovo strano che non mi facesse arrivare. Però vabbè dai, basta. Magari era una cosa procedurale. Non lo so. Non ho più quale idea. Oddio, verità. Non ho assolutamente certezza che mi servisse. C'ho pochissimi soldi, meglio andare avanti. Allora, la cosa è che l'istanza della prigione l'avevo aperta prima, quindi teoricamente è di un livello ben inferiore a quello che siamo tuttora. Sarà di livello 11? 13? Ah no, è giusto. Va bene. Vabbè, ha messo più che boss. Beh, prima non era proprio un boss, quello di prima. Scintille dell'anima, dammele. No. Prima mi dici che cazzo. Ho aspettato una vita. Ora posso riposare, sapendo che tutto ciò che resta del mio popolo è al sicuro per l'eternità. Ho creato un'arca per proteggere ciò che rimane dei Drisir. Sebbene tutta Nerud cesserà, la mia arca resisterà. E queste scintille si uniranno alla coscienza delle innumerevoli altre al suo interno. Cazzo, T-Rex? Ma è lui? Ma la faccia. Il nostro destino è inevitabile.
Gordiano riporterà Nerud ad Alepsis Taura. Non si farà vivo una seconda volta. Rimani solo tu. Dimmi, credi nel libero arbitrio? Ah, sicuramente il mio personaggio non gliene frega un cazzo. Quindi, no, abbiamo i nostri destini, dobbiamo solo affrontarli. Allora, capisci? Una volta credevo nel libero arbitrio. Da allora, la cenere di influenza mi ha mostrato il destino di ogni cosa. Andiamo d'accordo? Per i Drizir, il libero arbitrio era un'illusione. Tutti i nostri traguardi ci portavano qui. Ok. Eppure non avevo previsto la tua presenza. O forse ho scelto di non farlo. Vuoi divorarmi? La descrizione nuda e cruda. No, grazie. Perché mi dovrei far divorare? Ho domande. Dove devo trovare una creatura potente? Ciò che rimane del mio mondo non la vive tranne io e te. Qualunque motivo. Non ti posso salvare un po' però di volando. Una cosa consumata non cessa di esistere, ma diventa parte. Se deve essere uccisa la sua gente? Astropatico, primo tra pari e ultimo del mio popolo. Io non sbaglio. Come hai fatto sopra il buco nero? Guardiano si muove e devo farlo anche. No, non ha nessun senso che mi faccio divorare da un es. Cioè, va bene che. No, di roleplay non lo farebbe mai. No. Oh. Vabbè. Quindi non lo faremo. La tua volontà non è più grande di quella dell'universo. Ma se avessi detto di sì, cosa c'era? Morte, poi respawn. Sarebbe stata una cagata. Non avrebbe avuto molto senso. Vabbè. Però sono contento della boss fight. Visto che una me la sono mangiata, questa me la godrò. Che cazzo? No, vabbè, bellissimo. No, no, non è che si mette male. Oddio mio. Oh my god, bellissimo. Ti odio malissimo, però non sto capendo niente. C'hai pure Yad. Cioè, teoricamente avrebbe già vinto lui, eh. Ma lasciamo stare. Allora. Oh, ma quanta cazzo spari? Ok, questo si schiva normalmente. Oh, Maland, da dove è comparso? Quindi è doppio, triplo. Ah, è triplo attacco. Ah, c'hanno proprio la fissa questi Remnant nel triplo. La l'onda d'urto. Madonna. Ok, questa va bene. Schivarlo l'ultimo non è un problema. Porca! Beh, teoricamente siamo morti. No, è l'onda d'urto, devo sempre ricordarmelo. Lì si rolla quando fa l'onda d'urto, non prima. Certo, come no. Colpo di pancia finale. Beh, a stile. Beh, boss, lo apprezzo. Molto, molto funny.
So Fanny. Va bene, ti analizzerò per bene così po da poterti sfondare bucio di culo. Allora, guarda che bastardi, se non mi prendo il boss mi prendo gli odd. Ok, qua si schiva l'ultimo. Poi ci si allontana. Vabbè, ma fa rollate del genere. Ok, qua. Ah, se gli sto addosso devo schivarlo solo una volta, ok. Qua va di morso. Due e triplo. Perfetto. Vabbè, il triplo è semplice. Però il danno è abbastanza ridicolo, devo dire la verità. Quella! Cosa fai, morso? Ok. Onda d'urto. Ah, ma è la bocca il punto. Merda! È un punto debole. Ah, vabbè, l'onda d'urto. Ma ancora non me lo ricordo. Questa è la carica, sono sicuro. Ah, che cazzo! Ma ti odio male, ti odio! Oh, mamma mia, che bastardo! Ma vaffanculo! Ma scusa, ma sei un essere tifoso! Sei tipo l'essere di Nargole oppure la telecinesi! Bastardo di merda! Quanto cazzo sei forte! Ma Cristo! Va bene, l'accetto. Sì, togliamo gli anelli, va. Cambiamo un po' di... un po' di cure visto che comunque non ho. Ok. Proviamo. Madonna, non mi è iniziato cattivo. Ah, i danni sono ridicoli. Guarda che merda! È bellissimo. Cazzo! Ma vaffa! Wow, one shotone! Ok. No, vabbè, non pensavo nemmeno che arrivasse. Ma è incredibilmente... Sì, alla bocca è il punto debole. È proprio difficile colpirlo. Beh, l'arma non è la più adatta per fare sta roba. È tipo una challenger la mia. Cioè, l'arma è proprio sbagliatissima per lui. Devo cambiare arma per forza. Dovrei mettere fucile a pompa. Più che altro perché andrebbe benissimo la mitragliatrice, dico la verità. Cioè l'arma adatta sarebbe una mitragliatrice. Ma accetterò il fucile a pompa. Come al solito. Altro. Ho sempre in mano il fucile a pompa.
È molto meglio. Ma infatti l'arco non è ancora potenziato a dovere per fare ste robe. Ma vaffanculo, sta giravolta, non me l'aspettavo. Guarda che bastardo. Oh, non l'ho visto. Per un secondo mi sono distratto. No! Bellissimo sto boss. No, mi piace la Caterba. Ah, che si può mangiare anche i suoi. È ottimo per me. Beh, verità non l'ha mangiato. Mica pure il calcio. Ah, bene. Ok, inizio ad aver bisogno di ammo. Grazie delle ammo. Però sono un po' che. Fai la rotolata o fai il calcio? Ah, fai la giravolta. Dai, l'avevo fatto. Ok. Aia. Inizia veramente ad aver bisogno di ammo. Lo posso, lo uccidiamo nell'anno del 2000 mai. Ah! Mi sono distratto! No, la telecinesi. Ah, ma esplodono, devo colpirli. Ma figa però. Cioè, per una cosa un po' bastardo, eh. Oh, scherzavo! Che cazzo hai mangiato, bro? Vabbè! È un boss bellissimo! Apri la bocca! No, la telecinesi, no! Vedi perché mi serve l'arco? No, scusate, l'arco. Porca vacca! Non l'arco, la mitragliatrice. Ah, che se ho finito le ammo qua, chissà con la mitragliatrice. Ah, che figlio della merda che sei però, eh. Dai, ammo. Anco. Fanculo però, le palle. Le palle sono rotte i coglioni. Bro, dai. Ho capito che sei andato in rage. Però minchia se stai... Non mi ha curato. Ah, pensavo fosse il doppio. E qui non mi pigli. Ah, merda. Però mi smerdi. Ti odio! Usa la cura. No, le palle no. Dai, ma devo morire per le palle. Ah, ma basta che... Scappo. Sono troppo vicino, mi fa la giravolta. Quella! Mettila!
Bene! No, vabbè, tra tutte le mosse e le palle, no. Ho perso. Le palle. Le palle che mi fai, le palle che sei. E fa anche la giravolta. Sì, ma falla un'altra volta. Eh no, mi smerda. Oh, se avessi munizione sarebbe già finita. Ma non ce li ho, quindi abbiamo perso. Ah, ma loro non li prendi? Veramente? Certo. Vabbè! Bastardo. Non sono le palle, vero? No. Ah, ma basta correre per le palle. Ah, è molto più semplice che correre per i sassi. Vabbè, ma morto dai fili di merda, no. Ma mi sta arrivando la pizza, raga. Aspetta, devo togliermi le cuffie perché se arriva la pizza... Anche se sono in boss fight, ovviamente devo mandarla a fare in culo. E il problema sono le ammo. Vabbè, toglierei da mischia che... Oddio, però la rinascita... Metterei questo. Le ammo sono un piccolo problemino. Vabbè, medico lo proviamo, dai. Ammo sono un bel piccolo problemino. Vabbè, l'arma secondaria ormai fa veramente poco damage. Vabbè, potrei comunque... no, perché ci metto... Non va bene. Cioè, è veramente troppo poco damage. Sì, perché loro vanno colpiti nel loro punto debole. Ecco, fucile a pompa è una cazzata a prenderli nel punto debole, ovviamente. Però con la pistola, devi proprio cecchinarlo lì. Madonna, me l'ha tirato addosso. No, mi ha pigliato, shit. Gira volta. Ti apri quella cazzo di bocca. Questa è stata una bella mossa. Non ti dico che l'apprezzo, ma sei un bastardo. Ok, no, sono dentro. Dovrei non curarmi. Vai che ce la faccio. Me l'ho dimenticato. Le palle quindi basta correre. Cioè se non spreco tutta la stamina all'inizio, basta che ne tengo un po'. E dovrei stare anche up di ammo. Ma vaffanculo però. Sta giravolta qua ma la fa proprio a sorpresa. Questo è lo stun. Vabbè, illumina gli occhi una cacata. No, l'ultimo colpo! No, l'ho dimenticato! Shit! Forse è una cura in più, mi servirebbe adesso. Forse è. Fammi fare questa. Questa no, non va bene. Non la giravolta. Fammi quella stupida. Quella della bocca aperta. Non mi costringe a rollare. No, niente. Non fa più le mosse che voglio io, Questa va bene. Certo, madonna, era in bocca. Se fossi stato più lontano avrei rischiato. Non sta chiamando gli altri. Ma perché sono all'inizio? E forse al 50% inizia a fare tutto il bordello. Qui fa il calcio. No, fa la sberla. Bastardo. Mi dispiace. Quella lì, le palle. Ascolta, avevo visto che bastava correre per le palle. Il roll è una fregatura. Cioè, il roll ti fa più danno che altro. È proprio la fregatura è che pensi a rollare. E lui ti incula. Non ho ammo. Non dare pistola. Sperando che non poppa gli ad. Beh, oddio. Il motivo per cui non ho ammo è colpa che non poppa gli ad, però. Adesso li spam e basta, non ho il roll, mi becco doppio damage.
cazzo sta succedendo? Ah, ma sono incastrata. Io mi devo allontanare sempre. Va bene. Mi deve iniziare a fare qualche mossa che io voglio. Che lui non sta facendo. Ok, sto cercando di ottimizzare con le munizioni perché veramente sono troppo ai ferri corti. Ma ormai le sue mosse le so a memoria. Certo che se non mi metto a fare l'auto-attack magari è meglio. Ah, lo fai, hai imparato... Ah sì, hai imparato a fare lo triplo. Va bene, io ti apprezzo perché tu sei... Un boss di merda, porca vacca, lo sputacchio. Adesso no, è proprio cattivo. Mangia, mangia. Adesso... No! Non mi devo distrarre, anche perché non ho la rinascita, purtroppo. Poi... Grazie. Le palle. Eh no, non devo rollare. No, ma sì, no, mi figlia. Dai, figo. Le palle. Io sempre con le palle muoio. E due boss che hanno le palle. Due boss che ci muoio per la stessa stronzata. Le palle. Porca miseria. Oh. Poi le amo, sono un problemino. Aspetta, io potrei tecnicamente risparmiare le munizioni volendo. Non è una cosa che gradisco, ma se proprio devo. Aumenta la capienza del caricatore del 20%. Più durante l'anno 20% di tornare al risalto. Poi sparate quest'anno 20% di tornare al risalto. Facciamo questo. 20% che mi ritorno in riserva. Più che altro che se vado solo di fucile ce la faccio. Anzi, se avessi qualcosa che mi fa non usare le ammo. Ah sì, ho messo di nuovo l'altro. Ah, ho sbagliato. Dimenticavo che ho messo il melee fighter. Sì, vabbè, ma che cazzo, quanto mi ha punito. Sì, hai vinto, Ma se ne va. No, scherzavo. Tanto non mi frega. Una vita in più, una vita in meno, cammina. Se lo fai bene, lo fai bene anche con una sola vita. Anche se perdo tutta la... il vantaggio da questa abilità. Oh. Non è molto difficile schivarlo da bestia in largo. Ma secondo me non devo fare i roll sempre, basta questo movimento secondo me. Devo provare. Non lo so. Sì, magari per con i combattimenti ravvicinati. Questo boss magari no. No, vabbè, no. Entra troppo dentro. Ah, rotolata è tipo output damage smisurato. No, stavo messo benino. Cioè, non mi aspettavo tutto sto damage dalla rotolata. Ci riprovo l'ultima volta, dai. Perché più che altro rischio di farcela, ma ho poco tempo. Quindi non vorrei che tipo ce la facessi quasi e poi lo devo lasciare lì. No, devo dire la verità, è un boss che mi piace, quindi l'idea di rifarlo non mi dispiacerebbe. Danno è un estremamente carino. Danno è carino. Quanto vorrei che aprisse la bocca più spesso. Beh, non è così stupido quanto quello. Più o meno. Cioè, adesso ce la farei. Yuppie!
Che bello essergli quasi in bocca e schivarlo. A questa mossa non ho ancora capito se è buona. Sì, se mi allontano è buona perché posso mettergli due danni. Oh, sono spawnati. Droppatemi ammo, per favore. Sì, un attimo, ti uccido gli altri, dammi solo un attimo, devo pigliare ammo. Ah, ma vedo che comunque ce ne ho di ammo. Quindi effettivamente un mutagene lì con me è ottimo. Ma togliete. Cattivo! Dai, bestia di Nargon, non mi uccidere, non mi fa partita passiva. Sei metà vita, dai che ci divertiamo. Ecco, questo non lo volevo vedere. E non li hitto nemmeno. Ah, ma se ne esplode uno, esplodono tutti. Vabbè, non ho fatto così male. Bestia di Nargon! Cazzo, il culo, no! No, il colpo di culo, no! È un disonore per me. Ah, vedete che posso schivarlo sto colpo così. Ma lui no. Ah, ma lui si cura in qualche... Oh, no. Lui in qualche modo si cura. Cioè, stavo 50 prima. Che cazzo ti cura? Yad? Bastardo. Magari ho il regen fiss. No, penso di Yad. No, forse quando mi ha mozzicato si è curato. Dai che c'ho fretta, vuoi morire? Porca miseria. Oh no, le palle no. La mossa fina. Ma dai, ma devo morire per le palle. È un giramento di coglioni. Bah. Devo capire come schivarla. È solamente quella mossa che mi dà fastidio. La UE non va. O ci metto veramente una mitraglietta e gliele sparo. Potrebbe essere una buona idea, eh. Mitraglietta, pam 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 pam. Prima le schivate anche solo correndo. Vabbè. Ha capito che quella mossa funziona. Ha detto, beh, lo piglio sempre, allora uso solo questa mossa. Non ha tutti i torti. Anch'io farei uguale, sinceramente. Dai, fai colpo. Tanto lo so che vuoi farlo. Eccolo lì. Bomba te, bravo lui! Ah, che è quasi morto. Cazzo, la pizza! Non c'è un modo di mettere in po'. Vabbè, hai vinto. Bravo. Bella pizza. Morire perché arrivata la pizza sarai porca miseria. Babu, dai, gli avevo detto le 8 e 10, Cristo. Allora, non è un boss lungo, quindi, ricapitolando, io farei un ultimo try. Se lo vinco bene, se non lo vinco me ne sbatto il cazzo, c'ho la pizza di là che è calda e non me la voglio mangiare ghiacciata. Però un try, dai, quanto dura? 30 secondi? Se non fossi arrivato in anticipo, guarda, l'avrei fatto. Cristo che palle. Peccato, dai. Non è un grosso problema però. Come ho detto, non è un dispiacere sto boss, quindi l'idea di rifarlo non è una cosa che mi dispiace. Anche da parte della famiglia Nuggle.
anzi tutto questo ambiente è molto largo. Poi se ci fosse stata la pausa, invece, però uno non può avere una vita di sti cazzo di giochi. No, perché non la pausa, no, eh. Uno tipo gli brucia casa, no, non puoi mettere in pausa, no, no. Devi morire, devi morire. Che bambinate di giochi di merda. Tutto per colpa di quel cazzo di Dark Souls. No, perché sono un gioco serio. Ma solo perché non metto in pausa. Cacata. Che cosa gli rovina la vita? A mettere una pausa di merda. Poi gli altri sviluppatori si adeguano al gioco più. Vabbè, dai, 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 un moffo a parlare. Fine gioco che vende di più ottiene maggiori riconoscimenti anche nei lati peggiori. Mi sembra quasi che sia una cosa proprio. In verità è solo una stronzata. Cioè, pausa è veramente. Sinceramente anche sul livello di difficoltà dovrei da ridire su Dark Souls. Oddio! Il fatto che non ci sia mi triggerà. No vabbè, l'ultimo. Questa cosa. Vabbè, che sto anche parlando cazzo di cane, quindi mi deconcentro. Abbastanza. Però io. No, me lo devo mantenere il. Sì, vabbè, una vita in più non è una cosa. Potrei anche levare. Cioè. Ma sì, dai. Tanto la vita in più la sfrutto veramente poco. Onestamente. Sì, perché l'ho pizza e la voglio mangiare. Quindi penso di riuscire a farlo con più DPS. Ok, no, mi rimangio quello che ho appena detto. Nah. Dai, ce la fanno adesso. È triplo. Hit. Nel mio fucile. No, il colpo di pancia no! Di nuovo. Sì, lo rifamo. Colpo di pancia, distinguevole. Ma non gli devo stare così tanto addosso. Comunque quella schivata lì non era brutta, eh. Cioè non ho capito se mi ha preso il danno della UE o il danno del pugno. Però rollare a tutte e due era possibile solo se gli stavo davanti al pugno. Ultimissima, eh. E inizia con le rotture coglioni. Dai, vai di pancia. E di pancia, di faccia. No, questa non si rolla così, Cristo. Ma sì, ma è la fretta che mi sta facendo sbagliare tutto. Uno fretta. Fale cacà. È sempre così. Vai a lavoro e fai le cacate, perché magari devi uscire e non c'è voglia di fare quello che il tuo capo ha detto. Non male. E quindi dopo lo devi fare due volte. E quindi ci perdi il doppio del tempo. Da 5 ruti passano a 20. Esperienze brutte. Dai, al calcio che simpatico lui. No, ma veramente se non ce la faccio ancora basta, eh. Perché c'ho la pizza. Mangia la pizza fredda. È disgustosa. Non riesco a sparare in bomba. Finirebbe in metà del tempo. Qualche colpo glielo tiro in bocca una poca roba. Tipo adesso due fucilate glielo tirate. Hai provato? Lo apprezzo. No, le palle no. Mago. Cioè le schivate non sono male, però le palle sono troppo forti. Bisogna solo correre. Non è difficile schivare sto colpo. Metà vita. Sì, se gli add li ammazzi sempre non aumentano tecnicamente. Comunque quella era doppio fucilata addosso. Dovevi darmi almeno un crit. Maledizione. Non mi fare le palle.
Ho capito tu, moveset, quando fai sta mossa fare palle dopo. Meglio, preferisco. Molto più gradevole. Eccola. Però sono un po' figli di troia, eh. Ho capito come schivarla. E ripeto, non fanno così danno come pensavo prima, ma comunque faccio un po' delle schivate bruttine lì. Ah no, era, non era il calcio, figa. Se ti colpisce ti manda a puttane il, come dire, la routine dell'hit. Cioè, una volta che ti colpisce vai un attimo in confusione. Ho sbagliato un hit però. Ah, basta fare destra-sinistra, ho capito. Beh, ho capito tutti quei punti deboli, quanto pare. Fai quello lungo? No, non lo fai? Ah no, cazzo. Doppio crit, non male. Avrei preferito qualcosina in più di danno, questa volta. Devo ammazzare gli add. Merda! Ma non è che si cura, veramente. Sembra. Ah, ma li risputati. Io che pensavo che fossero morti. Anzi, forse li cura anche. No, quello di no. No, le palle no. Tutto tranne le palle, no. Perché siamo amici, no? Ma pure di spararti in bocca. Siamo diventati amici. Dai che ti piace prendere qualcosa in bocca, a quanto pare. Ciao amico! Boom, raga! Pure l'altro boss le andate. Avventura! Avvia la modalità avventura presso il cristallo 13. Prima dell'account. Oh, già c'è un shot. Vabbè. Babbo, 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 babbo. Sì. Bisogna vedere che cazzo mi dà. Mi aspettavo qualche ricompensina in più. Vabbè che lui ha droppato, però. Vabbè, dai. Bello, bello. Voto. Beh, oddio, quello del fuoco lì, re. Mi dà un bel voto 9 come boss fight. Questo qui probabilmente gli do un era carino, 8. Sì, era molto simpatico. Poi ripetitivo, se gli avessero dato qualche mossa in più era molto più bello. Molto più confusionario, quello vero, ma dopo un po' ho capito il pattern, era diventato abbastanza sempliciotto. Sì, dai, gli darei un voto 8, un po' tirato, ma proprio perché comunque ci sono abbastanza appassionato di questa tipologia di boss fight. Cioè, sembrava veramente una bestia in Argon. Voto 8, soggettivamente, oggettivamente, probabilmente 7,5. Potevo farla sicuramente molto meglio. Un paio di moveset in più sarebbe stato molto gradevole. Boh, raga, noi ci vediamo più tardi. No, più tardi, scusate. Domani mattina. Ciao!